E benvenuti in questo nuovo video. Allora, quello che state per vedere è Children of Morta. È un gioco che noi abbiamo già visto. Non ricordo se l'abbiamo visto in live o se l'abbiamo visto qui sul canale. Se non sbaglio, l'abbiamo visto in live. L'ho provato in live, mi è piaciuto da morire ed è piaciuto molto anche a voi. E finalmente adesso è uscito per Switch. Perché lo sto portando sul canale? Intanto per farvelo vedere, perché è un capolavoro. Questo è veramente un fottuto capolavoro. Questo è Diablo che incontra Isaac. È stupendo, è un gioco stupendo. La direzione artistica è fantastica, i disegni sono fatti a mano, è bellissimo, tutta pixel art fatta a mestiere. Quando io l'ho giocato ed ho capito alla fine del mio gameplay di un'ora e passa come funzionava realmente il gioco, io ho detto no, bellissimo. E quindi ho detto io questo gioco lo voglio aspettare per Switch. Finalmente è uscito anche per Switch e sono contentissimo di portarvi questo video sul canale. Io ho fatto la primissima missione, quella del tutorial, proprio per saltare la parte iniziale. In realtà, quella che sto andando ad affrontare è la prima missione ed è ancora la parte iniziale, perché è quella in cui ancora non si è aperto il gioco. Qui possiamo scegliere il chapter e la libreria, non possiamo fare altro. Questa qui che vedete è una casa nel quale è racchiusa una famiglia. Vedete i membri che sono un po' sparsi. Dobbiamo scendere giù, guardate che meraviglia, guardate la grafica, è troppo bella, raga, è troppo bella. Dove possiamo andare per adesso? Abbiamo un portale per le Kyldippo Caves, che sono delle... noi possiamo esplorare solo la prima parte, le Silk Caverns, che Silk sta per seta, quindi potete immaginare quanti ragni ci stanno. Noi abbiamo giocato con Linda, che è l'arciere. Io invece questa volta voglio giocare con John, che è il guerriero. Che tra l'altro a skill level 1 abbiamo già messo una skill, cioè l'ho messa io. Possiamo resettare le abilità con X, non voglio resettarle. Io ho messo questa skill che è l'Event Strike. Possiamo far crescere il nostro personaggio. E all'inizio ho fatto, vabbè, una sorta di Diablo disegnata a mano. Invece no, perché ci sono elementi roguelike, che sarà il terzo video di seguito che registro. Ripeto sempre la stessa cosa. A me piace da morire la rigiocabilità di un titolo. Il fatto che posso scegliere di maxare ogni personaggio. Io ne vedo 2, 4, 6 qui. C'è uno col martellone, un altro che c'ha una cornamusa, quello tutto a sinistra. Insomma, ci sono vari personaggi. E che cosa succede? Quando io sono morto, la prima volta, quando ho giocato la prima volta. Ve lo devo far sentire perché la narrazione è bellissima. Ovviamente in inglese, manca a dirlo. Vabbè, saltiamo. Saltiamo perché saltiamo. E ci ritroviamo in queste cave. Queste cave sono generate proceduralmente, per citare quei due sul server. Sono generate proceduralmente, quindi sono a caso. Possiamo trovare oggetti a caso, elementi a caso. Quindi dove sta la bellezza di questo gioco? Che poi noi moriremo, torneremo, potenzieremo, ritorneremo. Perché, per esempio, il boss finale, sempre se ci arrivo, perché mi sa che è un po' lunghetta la cosa e non voglio fare un video troppo lungo. Io cercherò di rushare fino al boss finale, ma qua le stanze vanno pulite. Guardate che bellezza, guardate che meraviglia. E gira a 60 fps. Io pensavo, perché questo gioco è stato rimandato e rimandato e rimandato di nuovo su Switch, io pensavo che avessero avuto veramente tanti problemi a realizzarlo e che non sarebbe arrivato, diciamo, in maniera... Io non mi ricordo i tasti, però scusatemi, non sarebbe arrivato in maniera decente. Invece è arrivato in tutto il suo splendore. L'unica cosa che ho notato, che mi sembra di aver notato, vedete che questo mi ha fatto la ragnatela, sto maledetto. Allora possiamo pararci con lo scudo e sempre con lo scudo, consumando la stamina, possiamo fare un attacco in avanti. Soldi, bene. Oh, ma che c'ho? Un ragno mi è messo appresso. Ok, perfetto, bene. Questo che faceva? Attirava. Ok, questo attira. Ti attira verso il centro e non va bene. Ok, mossa speciale perché sennò
Questi non li facciamo mai fuori. Y, L lo scudo, X la mossa speciale. Perfetto, posso romperlo questo? No, ok. Quindi quello sta solo lì a rompere le palle. Allora, qui c'è un coso. Cazzarola, che non mi ricordavo facesse quell'effetto lì. Va bene, ok. Il guerriero dovrebbe Io continuo a picchiarlo sto coso, capito? Cioè, proprio da deficiente. Ma posso picchiarlo e scappare? Sì, e faccio male agli altri. Ok, va bene così. Qui non c'è nulla. Quindi ovviamente l'obiettivo è di esplorare le cave fino ad arrivare al boss. Il problema... Sì, ma io sto giocando di merda. Per parlare sto giocando di merda. Il problema è che arrivare al boss non vuol dire passare il boss, sti maledetti. Mi stanno lanciando le peggio... pure gli spuntoni ci stanno. Bene, non l'avevo visti. Ok, io sono praticamente morto. Iniziamo malissimo. Iniziamo veramente malissimo. Soldi... In realtà, io mi ricordo che con l'arciere siamo andati molto meglio. Perché io ho detto, vabbè, l'arciere è meno potente. In realtà mi sa che l'arciere era molto meglio. Ok, siamo saliti di livello, abbiamo guadagnato uno skill point, possiamo già metterlo? Allora, livello 2 damage 200%, però mi servono due skill point, oppure... Melee attackers take damage when blocked by John Shield. Ok. Oppure. No, questo non lo possiamo fare. Allora, possiamo bloccare con lo scudo e facciamo il 50% di damage. Oppure aspettare un altro skill point per migliorare l'event strike. Io metterei questo a sto punto, dai. Metterei questo, dai. Va bene così. Dobbiamo ricordarci però di usare di più lo scudo. Perché se io non uso lo scudo. Tra l'altro, questi mi attaccano. Cioè, come i maledetti, eh. Cioè, non è che io sto qui e faccio slash slash Che succede qui? Che devo fare? Ma io non so qual è l'ordine. Ok, non era questo probabilmente. Attenzione. Attenzione. Ok, non era questo. Quale ho fatto? Questo? Facciamo questo? Non so se era giusto, mi sa di no. Perché non ha fatto quel suono brutto, però comunque non mi ha dato... Maledetti, mi stanno facendo malissimo. Morite, stronzi. Merde. Questi stronzi sono intelligenti, ti girano attorno, capito? Ok, questo? Ok, uno. Ah! A. 2. No. Oddio. Morirò qua dentro. Ci muoio sicuro, ragazzi. Ci muoio sicurissimo. Allora, 1. Questo non era. Proviamo 2. Mai che ci va di... la madonna, troppa gente. Muoio. Muoio proprio. Muoio, 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 muoio. Muoio. Aiuto. Quindi è l'ultimo e il primo. Cazzo. Io faccio così per fargli i fulmini, lampi e saette. Energia a me. E come vedete non è un gioco semplice. Quindi 1, 2. Cioè abbiamo il 50% di possibilità di sbagliare. Cioè ragazzi, io non ho parole. Non c'ho parole. No, 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 no. Allora, 1, 2 e poi quello, il secondo, ok. Vai. Cazzo, mi hanno beccato. C'ho 9 di energia. Aiuto. Via. Ok, questi posso farli fuori io. Ok, allora. Ma mi devi dare tantissimo adesso, eh. 1, 2, 3... 4. Cosa mi dai? La palla. Ragazzi, abbiamo la palla. Una cosa verde. Pulsating orb. Shot a missile that grows larger with time and explode on impact. Ok. Con R abbiamo guadagnato questo missile. Ok. E abbiamo perso tutta l'energia che avevamo, che già era poca.
Quindi male, malissimo proprio. Tooltip. Ok. Quindi con R posso fare questo spaventoso missile. Aiuto, io adesso ho paura. Missile. Minchia. Male fa. Ok. Io ho bisogno di energia, ragazzi. La Madonna, però è lentissimo da ricaricarsi. Adesso devo giocare molto molto in... Aia, molto molto in difesa. Perché altrimenti il suo gameplay dura ben poco. Probabilmente il boss non lo vedrete, questo... Su questo ne ho quasi la certezza. Ne ho quasi la certezza. Muori. Ok, ma datemela un po' di energia, no? Merde. E che cazzo però, pure gli spike, ci mancavano solo quelli. Dai, gli spike no. C'ho 17 di energia. Non si vedono sti maledetti, stanno nascosti. Vabbè, quanta gente, ragazzi. Quanta gente. No, vabbè, non ce la farò mai. Perché sti maledetti sono intelligenti. Non è come gli altri giochi che i mostri vi si piazzano davanti, belli, tranquilli, e voi li fate fuori. No, vi aggirano. L'intelligenza artificiale è stata fatta benissimo, secondo me. Ragnetto, ragnetto, e ragnetto è pericoloso. Perché loro non triggerano gli spike? Scusatemi, cioè, perché gli spuntoni a loro non escono? Sti maledetti bastardi. Ok. Aiuto. Dammi dell'energia, ti prego. Madonna. Quanto sei tirchio d'energia, oh. Oh, vedete come vi girano attorno, sti maledetti? Ok, oddio, sono andato sugli spike. Meno male che non mi hanno beccato. Non so come, ma non mi hanno beccato. Tanto basta, un ragno che mi spara da lontano. E sono morto, praticamente. Che è quel coso che fa? Ok, perché usare lo scudo consuma comunque stamina. Soprattutto fare il lancio della spada mentre c'avete lo scudo. No, ma come? Ma come? Ma come? Vabbè. Vabbè. 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi al lancio del missile terra-terra. Ok. Gli spike, fottutissimi spike. Sempre là sopra vado, eh. C'ho proprio la passione. FG passione spike. Eccolo, questo lancia le cose. Ma che è quel co... Ma c'è un pesce lì. Ma c'è un pesce. Ok, non mi sembra che ci posso fare niente. Magari si può pescare, no? Ma che è sto coso? Perché qua mi segna... Mi segna qualcosa? Sulla mappa me lo segna quel fregno lì. Vabbè, ma esplodi, no? Ok. Sto proprio lottando tra la vita e la morte. Anzi, tra la morte e la morte, più che altro. Che è quel coso? Ho preso uno spark coso. Questo lo posso usare in una specie di piedistalli. Non mi ricordo come si chiama, io lo chiamerò spark. Si trova negli animali morti, nei mostri morti. Diciamo un drop. La mappa come la tiro fuori? Ok, c'è quella parte su che forse non ho visitato. Ok, andiamo di qua. Sì, ma tu mi devi dare... Mi devi dare la fottutissima possibilità di curarmi. Oh. Guardalo, guardalo che si allontana per attaccarmi da lontano. Sti 17 me li sto proprio difendendo. Ok, lì c'è il fregno solito che ti attira a sé. Aspettiamo che arrivino loro.
Ah, non posso sparare ancora, cazzo. Ok. Dai, ce la posso fare. Io sono fiducioso che ce la posso fare. Non mori. Energia. Energia. Ok, energia 36, ok. Siamo di nuovo in pista, ragazzi. Hai visto quanti cazzo di mostri ci sono? Io mi fermo a vedere i mostri e mi faccio inculare quel poco di energia che ho. Sto di nuovo a 28. Oh, sto coso. Muori. Ok. Qui c'è un altro spark. Ce n'ho due, ragazzi. Mica male. Per esempio, nel primo walkthrough che feci su PC, non ne trovai. Oppure ne trovai uno solo, una cosa del genere. Eccolo, quello è il piedistallo. Quello è il piedistallo per attivarlo. Ok. Attiviamolo. Che mi dai? Soldi. Magari un po' di energia non mi sarebbe dispiaciuta, però vabbè. Manco mi fanno schifo i soldi, voglio dire. E siamo ancora al primo. Porco ciuda, la gente che ci sta qua. Bella comunque quella. Quel globo e tanta roba. Per esempio quei cosi lì che. Quei cosi, questi cosi lì. Questi cosi qui viola. Ho salito di livello. Mi ha dato anche dell'energia. E uno skill point da mettere. Però ce n'ho uno solo. Non posso aumentare questo. Qui pure me ne servono due, quindi non posso fare nulla ancora. Se salgo di nuovo di livello, riusciamo anche a mettere un'altra skill, sempre se non schiattiamo prima. Come vi sembra il gioco? A me piace un sacco. Ok, vogliamo scendere per favore? Oh, finish room, press and hold to teleport back to it from anywhere on this floor. Ok, possiamo ritornare qua da qualsiasi parte. Qui dovrebbe esserci l'oggetto. Questa me la ricordavo. Totem or Rostam, create a totem that greatly buff you. Ok, allora, o spariamo o abbiamo un totem che ci buffa. Non lo so. Ok, in questa area io sono buffato. Quanto dura? Però poi mi fermo. Cioè. Ok, rimango in quell'area, però. Mi piace di più questo. Qui posso fare qualcosa? No. Possiamo solo scendere. E poi non è scendere. Penso che sia un'altra sezione. Mamma mia. Tosta, eh. È tosta. Il gioco è molto molto tosto. Mazza, già 18 minuti. Chissà se il gioco salva. Sarei curioso di sapere se posso riprendere l'avventura da dove l'ho lasciata. 2 di 2, quindi sono solo 2. Io ho sbagliato tasto, ok. Option. Resume. The thinnest strand of the fiber. Ok. Quello è il testo. Io vorrei farvi vedere il boss e la morte. Il problema è che non posso rushare, cioè i nemici ti vengono dietro come i maledetti. E so pure tanti sti stronzi. So pure, manco so pochi. E vabbè, verrà un gameplay un po' più lungo del solito. Fa niente. Poi ci vuole pure il culo a beccare. No, l'ho lanciata dal lato sbagliato quel coso. Ci vuole pure il culo a beccare. Guarda quanti ne so. Oh, lì c'è il boss. Lì c'è. Ecco, lì sarebbe stato molto utile avere quel fregno. Sì, vabbè, ragno gigante. Il boss. Cioè, non lo so, ma. Cioè, organizzate una gangbang praticamente col mio corpo. E avete fatto. Io devo aspettare necessario. Questi sparano a distanza, già lo so. Me lo sento proprio che sparano a distanza. Quello si era fermato un attimo. Come se stesse sparando. Eccolo. Cazzo, mi ha rallentato tantissimo.
Porco Giuda, sto maledetto. Guarda, si mette da un lato e caga pure i figli, caga. Cioè, figliano pure sti cosi. Aiuto. Ecco qua, sono morto. Sono morto. Aiuto. Ma che è sta roba? Ma perché sto cagando? Cioè, non la sto cagando io, probabilmente. Sono morto, va bene. Vabbè. Volevo morire al boss, ma purtroppo non è stato possibile. Sto ascendendo come un angelo custode. Siamo arrivati al secondo livello, non l'abbiamo finito. Abbiamo ucciso 221 ragni di merda. Abbiamo preso 2 gemstone e abbiamo preso 220 monete. Punti... Perché escono dopo un po'? Vabbè. Che succede quando si muore? Che si ritorna qui, al cristallo. They gasped for air as the celestial shard brought them back. A sensation no hero. Ecco, una cosa che sto notando è che mi sembra che la voce narrante abbia una qualità bassa, come se fosse ultra compressa. Forse è stato questo il lavoro che hanno fatto? Allora, John e Linda stanno descrivendo il loro viaggio. La corruzione ha amplificato la stronzaggine delle creature. E non sono più parte di non so cosa. Quindi, visto che ci sono questi nuovi presupposti, Margaret ha chiesto a Ben di aprire il suo workshop. Ed è qui che subentra la parte roguelite. Perché adesso, in questa grandissima mansion, abbiamo anche il workshop. Il workshop ci permette di potenziare i personaggi, esattamente, con i soldi. Ferma. Lo devo fare forza? Non lo voglio fare questo. Vabbè. Il primo attributo è un attributo familiare, quindi della famiglia, che ci permette di alzare la salute massima della famiglia Bergson. Perché questa è tutta una famiglia, è tutto in famiglia. Quindi da 120 diventa 132, quindi avremo più HP. Noi possiamo ovviamente continuare a potenziare tutto. Abbiamo il movement speed. Abbiamo soprattutto il primary damage, che da 12 passa a 13, a 13 e mezzo. Quindi eviteremo piano piano di dover dare 18 botte a un ragnetto di merda. Book of Rhea, che cos'è? Non me lo fa fare ancora. Questo non possiamo farlo perché non abbiamo più soldi. E si è aperto il workshop. Poi abbiamo gli altri membri della famiglia. I don't know how grandma could stare at all this book from 4 hours. Vabbè, l'ho letto a cazzo di cane. Quindi ci saranno anche i pensieri di questi familiari. E la libreria che ci dà. Ah, ok, ci fa vedere quello che abbiamo trovato. E possiamo ritornare giù. Questo che cos'è? She knew where it was coming from. Her ancestors had spoken of such corruption flooding down the mountain. Ok, questa dovrebbe essere, credo, Margaret, che sta leggendo i libri. What needed to be done to destroy it. Ok, è un pezzo di storia. La storia è molto importante in questo gioco, perché fa parte anch'essa, oltre alla grafica, della direzione artistica di questo capolavoro. Questo gioco è bellissimo, ragazzi. Io me lo giocherò per i fatti miei, ma come sempre, se volete, vi porterò altri gameplay sul canale. Spero che vi sia piaciuto. È uscito da pochi giorni, cioè in realtà è appena uscito sullo shop, però io registro i video e poi li pubblico nei vari giorni. È uscito, se la schedule è quella che ho previsto, è uscito 2 giorni fa, perché questo lo vedrete 2 giorni dopo a quando l'ho registrato. Noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, se volete entrare nel canale Telegram, non è un gruppo, attenzione, è un canale, quindi solo per le notifiche dei video caricati, il link è in descrizione. Se mettete un like, condividete questo video, fate crescere un po' il canale, vi iscrivete ovviamente, mi aiutate tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo video.